Il PD è un partito in salute. Si è visto nelle primarie di Roma e Napoli, così Guerini, vice segretario nazionale del partito, nell'incontro verticistico tenutosi nella sede provinciale dei Renziani a Cosenza, manifesta la vicinanza politica al candidato Lucio Presta, in corsa alla poltrona di Palazzo dei Bruzzi, motivando l'assenza contestata in città delle primarie dei. Il Partito Democratico sceglie i propri candidati o attraverso le primarie, oppure laddove c'è una forte condivisione su un candidato attraverso le scelte degli organismi. Il nostro statuto, da questo punto di vista, è molto chiaro, prevede regole da seguire. La coalizione di alleanza che sosterrà il manager televisivo Presta è assai ampia. Sugli alfaniani Fratelli Gentile ancora si sa ben poco. Latita una parte del centro-sinistra, quella dell'avvocato Paolini, che tenta di giocare da solo. Poi invito a valutare bene, insomma, a capire bene cosa c'è in gioco e quali sono le candidature che hanno la possibilità di essere competitive. Penso che, insomma, per vincere un'elezione amministrativa in una città importante come Cosenza c'è bisogno di avviare un consenso largo su un nome, e il frazionismo non aiuta da questo punto di vista. Ci sarà nella tornata elettorale anche il sostegno dell'ex di Forza Italia Giacomo Mancini Junior. Giacomo Mancini a Cosenza rappresenta un pezzo della sinistra, un pezzo della storia socialista e riformista di questa città. Basta andare in giro, chiedere chi è Giacomo Mancini, e sicuramente non vi diranno che è l'uomo di Verdini in Calabria, ma vi diranno che è il nipote di Giacomo Mancini che ha fatto la storia di questa città. Rossana Muraca per la C News 24.